Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Alessia e oggi sono qua per farvi vedere la mia super mega spesona di Caddis. Detersivi e cura della persona, tanti detersivi e tanta cura della persona. Non uscivo da 2 mesi precisi precisi, mi correggo, sono uscita per fare analisi del sangue 2 volte e una visita ginecologica per la gravidanza, quindi questa è stata la prima vera uscita. Ho approfittato del fatto che piovesse, tirasse vento, ci fosse freddo. Ho detto magari c'è meno gente, anche se ovviamente noi in gravidanza abbiamo la precedenza. E quindi, però, non ho dovuto chiedere niente a nessuno, né per entrare, né per la cassa, né per niente. E tra l'altro mi sono fermata poi anche da Lidl, ma vi ho fatto vedere sul mio Instagram. Ho fatto una svuota alla spesa in velocità, ora che vedete il video non c'è più, però vi invito a seguirmi su Instagram dove sono presente ogni giorno, si può dire. Niente, direi di partire con il video. Ho un affanno non indifferente a parlare a macchinetta come sono solita fare e penso di iniziare con i detersivi, perché poi vi devo far vedere un aggeggio, un attrezzo che ho comprato. E, in totale, non so se ve l'ho detto, ho speso 108,45 euro. Di solito Caddis è carissimo per quanto riguarda i detersivi. Nello sarebbe dovuto andare a risparmio casa in questa settimana, però così, essendo riuscita io a prendere tutte queste cose, riusciamo a portarci avanti un altro pochettino e poi nel caso vediamo. Allora, direi di iniziare con il Lisoform che era in sconto a 1,10 euro invece di 1,80 euro, e mi sembra che a stare sdraiato si sia anche un po' aperto, oppure lo spuma di champagne, questo qua, che sto facendo molta fatica a cercare i prodotti perché è uno scontrino lunghissimo, 1,99 euro. Anche a risparmio casa più o meno costa questo prezzo. Sinceramente avevo piacere ad averne uno a casa e quindi l'ho preso, questo qua Oxy White, Oxy Active, bianco puro. Mi piace molto anche quello in polvere e ho deciso di prendere il Lisoform appunto perché era scontata 1,10 euro, igienizza, sbianca, scioglie il calcare, rimuove i germi e batteri, fresco profumo, perché non mi sono trovata ultimamente bene con un Vichinet. Ce l'ho tuttora in uso, ma non mi piace molto. Infatti, io mi tengo sempre la candeggina densa attiva. Ah no, quella l'ho messa a posto perché l'ho presa da Lidl. Comunque, ho preso appunto la candeggina densa attiva poi da Lidl perché sbianca benissimo, igienizza benissimo e io cerco di alternare un po'. Poi era in offerta anche il Quasar, Quasar Vetri, che è venuto a costare tipo 1,80 euro. Ecco, si è sporcato pure lui. Questo è l'Isoform che è uscito, che sento odore di Lisoform, perché io sono stata ieri pomeriggio e poi per farvi il video non sono riuscita a farvelo subito perché si era fatto proprio tardi e quindi ho detto vabbè, lo faccio domani mattina. E a tenere i detersivi si vede sdraiati non è stata un'idea molto intelligente. E niente, volevo prendere la ricarica perché ho il Quasar Vetri in uso, mi piace tantissimo sia per i vetri che per gli specchi, questo qua formula originale, anche il profumo è buono e anche per esempio ho il tavolo, questo qua che è in vetro e utilizzo questo qua, il Quasar, quindi rimane uno dei miei best prodotti però la ricarica costava di più del flacone perché la ricarica non era stata messa in sconto. Ho trovato poi il fratellino in versione liquida del sapone all'olio di cocco alga. In teoria questo dovrebbe essere tipo infatti, perché alcune ragazze che seguo di Napoli e più che altro mia suocera, perché mia suocera usa il detergente Alba che fa questo sapone appunto simile a questo, che è a base, è un sapone in gel ed è molto sgrassante. Mia suocera lo usa per pulire a terra perché lei ha un pavimento un po' difficile, rompino, e quindi si trova bene con quello. Comunque questo lo potete utilizzare un po' per tutto. Nato dall'antica formula del sapone alga, io riesco a trovare alla Coop questo qua. Dovrebbe avere potere sbiancante, almeno il panetto ha potere sbiancante. Nello mi ha detto lo utilizzava sempre sua nonna. Comunque, buono il profumo. Si può mettere in un secchio insieme all'acqua tranquillamente, aggiungerci a volte anche un po' di barichina, eccetera, eccetera. Comunque, ho preso questo, però costa un po' di più rispetto. Anche questo è prodotto a Napoli.
Alga Bio SRL Napoli, 2 euro addirittura, 1,50 euro, cosa che tipo questo costa 1 euro da giù a Sorrento, per esempio. Poi ho preso della Rio, un prodotto che non ho mai provato, costava 2,55 euro, quindi non pochissimo, però volevo avere uno sgrassatore diverso da quello che ho ora perché mi sono un po' annoiata, buono che mi sta durando tanto, eccetera, eccetera, però volevo un po' cambiare e niente, questo è a profumo di verdello con oli naturali essenziali, non tossico, con agente biologico. Rispetta l'ambiente, è lucidante, deodorante, sgrassante, igienizzante, non tossico, a pH neutro. Io sinceramente non l'avevo mai visto. E dice che rimuove grasso e sporco, ostinato, leggo qua dietro, da tutte le superfici, ideale per fornelli, cappe, grill, germi, igienizzante, deodora, insomma, mi ha ispirato proprio tanto. Poi è comodo, l'erogatore è fatto così, quindi ho preso anche questo. Poi sempre reparto cucina, anche se non ne sento tantissimo la necessità, però ora era tanto che non lo compravo, anzi ho fatto la pulizia della lavastoviglie proprio di recente e ho pensato che la prossima volta che la farò, questa è una cosa che andrebbe fatta almeno una volta ogni 2 mesi, ma anche una volta al mese, e non avevo il cura lavastoviglie, a volte mi imbroglio a parlare. Mi imbroglio, scambio le parole lavatrice e lavastoviglie, mi scuglio, quindi non avevo il cura lavastoviglie e quello sì, il cura lavastoviglie ogni tanto lo faccio, però vi volevo far vedere proprio la pulizia proprio approfondita, totale, che ho fatto della lavastoviglie, ci è voluto poco tempo, ma è venuta perfetta, stupenda, e non ho utilizzato il cura lavastoviglie, ma ho utilizzato un metodo super naturale. Comunque, ho comprato anche il brillantante, questo qua della Winnis, che non è costato molto, non mi ricordo, mi pare poco, 1,50 euro, se non mi ricordo, eh sì, 1,50 euro, mi ricordavo bene. Poi ho preso per, avevo già un altro detergente per Cristiano, però poi ora vedo un attimo che cosa utilizzare, poi magari questo lo uso pure per noi, se non lo voglio utilizzare per Cristiano. La Chantecler, 3 euro, quanto se ne approfittano dei bambini, forse questo l'avevo provato anche con Mattia, non mi ricordo. Eccolo qua, della Chantecler. Dice con estratto bio di camomille, ipoallergenico, igienizzante, 100% attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili, profumato con oli essenziali. Mi pare di averlo comprato anche per Mattia. Comunque ne avevo un altro comprato un paio di anni fa per Mattia, ma che non ho mai utilizzato perché io sinceramente da quando Mattia ha iniziato a camminare, da quando aveva 1 anno praticamente, io ho iniziato a fare lavatrici insieme alle nostre cose. Non sono una di quelle che continua a diversificare a 2 anni, no, no, cioè è giusto all'inizio e tutto quanto, lo farò anche per Cristiano, ma cioè c'è da essere anche un po' smart. Poi ho preso questa novità qua della Felce Azzurra. 1,69 euro, io non lo uso molto l'ammorbidente, consumerò penso 2 confezioni all'anno di ammorbidente o 3, perché non ne sento la necessità, non sento i panni particolarmente secchi, forse perché non ho un'acqua molto dura e quindi evito di utilizzarlo, lo metto ogni tanto così po e poco. E ho preso questo qua, che era una profumazione nuova, mi ha fatto proprio gola, ed è al cocco e chiarea, morbidente e concentrato, profuma 10 volte più a lungo, 24 lavaggi, io ne faccio molti di più di 24 comunque. E, le note di testa sono la fresa, il gelsomino, di cuore il cocco, il chiarea e il magnolia, e di fondo il legno di cedro e l'ambra. Nel profumo cocco e chiarea il cuore esotico e vivace si unisce ai tocchi delicati, tocchi fioriti. Molto bene. Poi ho preso gli Swiffer che erano in sconto a 2,90 euro, tipo una roba del genere, 2,99 euro, ce ne sono 20. Poi ho preso una ricarica di Svelto, che anche questo era in offerta a 1,80 euro, 1,70 euro. Sto facendo le sottrazioni ora velocemente, così a mente, perché oddio. Questi capelli,
Comunque, questo qua da 2 litri perché sto per finire quelli che ho in uso adesso e questo durerà un bel po' e preferisco anche la confezione. E poi, ultima cosa di detersivi che non pensavo di trovare, ero pronta a fare un ordine online, ma purtroppo c'erano le spedizioni gratuite sopra i 39 euro e mi servivano pochissime cose. Non avevo voglia di sprecare soldi in cose di cui non necessitavo. E costano un po' di più perché costano 3,99 euro a bustina, cosa che online costavano un pochettino meno, però ho detto li voglio provare perché voglio vedere un attimo come mi trovo. E sto parlando prima di tutto del percarbonato di sodio della marca Natura Amica, è una bustina da 250 grammi. Qua dietro ci sono scritte tutte le... i consigli per come utilizzarlo e la prima dicitura è sbiancante bucato. Versare la dose direttamente nella vaschetta in aggiunta al normale detersivo e procedere al lavaggio. Però antimacchie in prelavaggio, igienizzante bucato, igienizzante stoviglie e pulizia della casa. Un cucchiaio equivale a una dose, ovvero 12 grammi. Poi dopo farò, perché ho visto che su Amazon è un po' caretto, comunque ci sono delle confezioni tipo enormi, forse farò poi più avanti un ordine su un sito che mi ha consigliato una ragazza di voi... Come si chiamava? Ho fatto lo screenshot. Comunque ve ne riparlerò sicuramente. E ho preso questo perché devo sbiancare i vestitini di Mattia per Cristiano. Alcuni non mi importa, se non vengono bene, pace all'anima loro, li piglio e li butto via. Altri mi dispiace. Mi dispiace proprio tanto. E altri è proprio un peccato perché ho dei body tipo messi... Alcuni sono stati messi veramente poche volte, insomma un po' mi scoccia, quindi se riesco a recuperarli tanto di guadagnato. E ho deciso di seguire i vostri consigli perché sia sotto il video dove tiravo fuori la busta, quella là dei, come si chiama? Dove svelavo il sesso, vabbè se non mi ricordo vi lascio il video qua. E poi anche sotto un post su Instagram mi avete dato un sacco di consigli e il percarbonato era super quotato da tantissime di voi. C'erano anche altri prodotti ma il percarbonato era veramente super quotato. E ho deciso di prendere anche il multiuso naturale che sarebbe l'acido citrico, questo qua. Che è sempre la stessa cosa, 250 grammi e 0% profumo. E zero tensioattivi chimici, 0% sbiancanti ottici ed è ammorbidente, anticalcare, detergente e brillantante. Questo appunto si può mettere al posto come funzione di ammorbidente naturale, pulizia dei vetri, superfici dure e sanitarie, anticalcare bagno e cucina, brillantante lavastoviglie, WC anticalcare elettrodomestici. Ovviamente poi dopo, se mi troverò bene con questa tipologia di prodotti, prenderò cose ancora più convenienti, perché appunto su questo sito Sorgente Natura, vabbè, insomma, vi tengo aggiornate e vi faccio sapere. Comunque poi qua dietro, carini, Natura Amica, perché c'è scritto tutto per bene come utilizzarlo, tutte le diciture, anche per chi non è pratico. Poi ho comprato una confezione di pannolini, i primi pannolini di Cristiano, e perché allora sono a 32 settimane, ma era l'ora di comprare un pacco di pannolini. Ho detto forse è troppo presto, poi ho detto vabbè compralo uno e io ho preso i Pampers come per Mattia, anche in ospedale hanno non so se li hanno ancora, comunque 4 anni fa avevano i Pampers Progressi. E mi ci ero trovata benissimo e quindi ho ripreso questi nella taglia 1. Costano 10 euro, non è cambiato il prezzo. Nuovo, mi fa paura questa cosa perché mi trovavo bene con quegli altri prodotti in Italia. Comunque sempre 9,59 euro e la taglia 1 2,5 kg. Mi pare la taglia 1 l'ho utilizzata con Mattia, la utilizzai giusto 2 settimane e basta. Poi prima di passare al colore di capelli che ho scelto di comprare a sto giro eccetera eccetera, vi faccio vedere l'acquisto che abbiamo fatto io e Nello. Nello si fa la cera petto e torace, gliela farò io e ho comprato questo. Il prezzo era ottimo, l'ho pagato 18,90 euro. L'unica cosa, mi sono accorta che non abbiamo la spatolina e la Sophie Depil è il brand, online costava forse di più e abbiamo deciso appunto di prendere il fornellino, lo scaldacera, questo qua, e farò io la cera a lui, ecco, e va bene appunto per contenitori da
da 400 ml. Ho preso la cera depilatoria liposolubile per pelli secche e delicate al biossido di titanio, depilazione a caldo, questa qua. C'erano anche altre tipologie. Noi andiamo dall'estetista, quindi allora le gambe mi faccio la lametta, l'inguine avevo fatto il laser, però ovviamente l'ho dovuto interrompere, alle ascelle avevo fatto il laser ma è venuto una schifezza, secondo me ho sbagliato centro, l'inguine però è venuto un po' meglio e quindi io mi facevo le braccia dall'estetista perché odio i peli ovunque, anche se non ne ho tantissimi, però uguale faccio sempre. E qua vabbè uso le striscettine Geomar che vi faccio vedere. Comunque ho preso anche questa qua che non necessita di strappi ed è la Brazilian, è un po' più particolare, un po' diversa, comunque ho deciso di prenderle tutte e due. Questa è di natura verde, la Brazilian 7,90 e l'altra 6,39. Poi ho preso della Geomar le strisce, 3,50 euro più o meno tutte e due. Queste le ho utilizzate per le braccia, l'altra volta mi ci sono trovata benissimo, praticissime, quindi mi sa che riutilizzerò queste. E queste invece per il baffetto sono le mie preferite in assoluto, ma nei prodotti finiti ve ne ho parlato alla stragrande. E ora vi faccio vedere qua tutto il resto. Allora, ho preso lo shampoo Anello che era in offerta, questo qua, perché l'aveva finito lui il suo, e quindi gli ho preso questo qui, che è per capelli normali, al tè verde, con eucalipto, verbena, ortica, limoni e aloe, della Ultra Dolce per lui. Poi per me mi sono ripresa l'olio di mandorle dolci, anche se sto utilizzando un formato che aveva preso Nello su Amazon per fare i massaggi, e lo sto utilizzando quello. Secondo me è un po' borderline, nel senso che, cioè, allora, non puzza, però avevo piacere a ricomprarlo nuovo. Costa uno sconfo, non in offerta al Caddis, però non è il momento di mettersi a fare tanti giri. 6,90 euro. Poi ho ripreso il gel d'aloe della Omia, 6,59 euro. Anche questo non era. Ovviamente queste cose, per esempio, io le compravo sempre quando le trovavo in offerta. Non essendo più uscita da non so quanto tempo, l'ho presa e via. Questo qua lo utilizzo per i capelli styling in combo con questo. Questo l'ho terminato già da un bel po' e la schiuma è agli sgoccioli. E poi più che altro ho parecchia difficoltà a reperirla. La trovo solo da Caddis e da Esselunga. E questa invece costa 5,39, ma vi dura, io ce l'ho da, sì, da inizio gravidanza forse, cioè 5 mesi, 6 mesi, no, ora inizio gravidanza, 5-6 mesi no, è di più, però io ne compro due all'anno di queste schiume perché non ne uso tanta, è 300 ml e poi l'alterno anche un po' ad altri prodotti, anche perché se devo dire la verità l'ho utilizzata con molta costanza quest'inverno perché stando sempre male non avevo voglia di sperimentare nulla sui capelli e quindi andavo di questa combo fissa, ma dura tanto. Poi ho preso della Felce Azzurra un detergente intimo, 1,99 euro, questo qui penso sia una novità, credo. Boh, non l'avevo mai visto, con estratto di malva, ginecologicamente testato, insomma, della Paglieri e niente, penso che non l'abbiamo mai provato, mi incuriosiva e l'ho voluto prendere. E poi ho preso due spazzolini così perché i nostri stanno. L'ultima cosa che manca è il colore, cioè col fatto che non sono potuta andare dal parrucchiere. Il colore ultimo che mi ero fatta io mi aveva preso zero, non mi era mai capitato, mai, eppure quella marca io l'avevo già comprata, ve ne avevo parlato nel video dei finiti, sarà stata quella colorazione, non lo so. E comunque ho preso questo della Dixon che è senza ammoniaca, senza resorcina, senza parabeni e senza fenile. Vabbè, questa cosa qua. E ho preso il colore cioccolato, sperando di non aver preso qualcosa di troppo scuro. Dovrebbe andar bene. Se non mi sbaglio, l'ha preso anche la mia suocera l'ultima volta che abbiamo fatto la videochiamata, ci ho fatto vedere. E se non mi sbaglio, la confezione era proprio questa. E tra l'altro, io l'ho preso proprio perché ho letto che non c'era la resorcina e l'ammoniaca. E siccome col casting Clean Gloss che solo non ha l'ammoniaca, costava tra l'altro meno. Senza saperlo, 4,99, quindi anche poco.
vi terrò aggiornate anche sul colore e niente, io direi che vi saluto qua, spero che questo video vi sia piaciuto, è venuto un po' lunghetto, lo so, però mi sono presa tutto il mio tempo per parlare dei prodotti e per fare due chiacchiere insieme a voi, aspetto i vostri commenti, se ancora non vi siete iscritti al canale iscrivetevi, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e ovviamente vi aspetto qua sotto nei commenti, vi mando un bacio grande, ciao al prossimo video!